Buongiorno amici, la stagione è decisamente cambiata e anche i temi di queste pillole video fatte in allenamento, intanto che io e Elena camminiamo, si adeguano alle vostre domande. Una delle più impellenti in questo momento riguarda la frutta, cioè l'uso della frutta per fare esche da carpa. Allora, non tratterò l'argomento frutta in quanto frutta, nel senso che è logico che si può innescare qualsiasi frutto o tagliandolo a cubetti o usandolo intero se è delle opportune dimensioni, ma questa è una pratica alternativa, peraltro praticata e valida, ma che non è argomento di discussione, non c'è niente di tecnico da definire. Scegliete un frutto, pasturate, innescate e via. Parleremo della frutta in tutti i suoi aspetti per realizzare boili. Allora, togliamoci subito un pensiero. Frullati, mi metto lì, frullo la frutta e la metto nel mix e ci faccio le boilers. È possibile? È possibile, ma è poco utile perché quella è soprattutto acqua. La frutta è al 90% acqua e quindi andrei a creare un meccanismo che mi rende molto difficile impastare il mix, avere una buona coesione, soprattutto se salgo oltre i 100 ml. Che sono peraltro il quantitativo necessario per far sì che sia percepita all'interno della pallina. Quindi no, succhi di frutta e frullati di frutta non sono la via giusta. E allora andiamo subito alla via ottimale. La via ottimale è inserire in forma solida la frutta nel mix. E come si può fare? Boh, si può disidratare la frutta ovviamente e poi macinarla e farne una farina, così come si possono comprare le farine di frutta già pronte e inserirle nell'ottica del 10-20% all'interno di un beer food mix e farò diventare un beer food mix fruttato. Ma questa è una strada scontata e anche peraltro costosa, perché di fatto le farine di frutta costano e disidratare la frutta è un impegno che richiede un disidratatore più o meno professionale. Allora come facciamo? Boh, l'ingrediente giusto da utilizzare è la frutta disidratata e candita, quella che si trova sulle bancarelle delle sagre. Troviamo le scorze di agrumi, troviamo l'ananas, la papaya, il mango, troviamo le ciliegie, vari tipi di frutta rossa, i ribes, e troviamo anche i mirtilli, quelli rossi americani, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il prezzo qui è già più abbordabile e praticamente abbiamo questi frutti che sono stati disidratati nello zucchero, il che aggiunge anche una componente che enfatizza il gusto e li rende molto adatti. Come li inseriamo nel mix? Vanno ovviamente macinati, ma se li maciniamo così come sono nel macinino si impasta tutto, perché sono ancora abbastanza pastosi, non sono proprio secchi, asciutti da fare una farina tipo polvere. E allora che si fa? Si fa una roba figa. Bisogna creare un ingrediente, pastoncino, beer food, che sarà poi l'ingrediente che andrà a caratterizzare il nostro mix alla frutta. E come si realizza questo pastoncino? Allora, la base ideale è il biscotto savoiardo, che ha una porosità e una struttura, una texture tale da assorbire questi... E diciamo questa chiamiamola untuosità, anche se non sono oli, no? Essere un po' idratato della frutta ha la capacità quindi di assorbire e far sì che il macinino non si impasti se vado a macinare tutto insieme. Quindi io posso prima spaccare i biscotti savoiardi già nel sacchetto a pugni e fare dei pezzettoni, poi miscelare nelle giuste proporzioni, che sono, o meglio, possono andare da un massimo di 50% frutta e 50% savoiardo, e siamo al limite del poter micronizzare, fino a salire a minimo 70% savoiardo, 30% frutta candita. Che frutta candita uso? Quella che preferisco. Mi posso sbizzarrire anche miscelando varie tipologie, tanto il risultato finale sarà a quel punto un certo tutti frutti come gusto d'impatto. I miei preferiti: ciliegie candite, mirtillo rosso americano
e ananas canditi. Questi tre insieme, in parti uguali, no? Quindi se vogliamo fare 70 savoiardo, 10 ciliegia, 10 ananas e 10 mirtillo rosso degli Stati Uniti. Questi tre insieme, secondo me, danno veramente una gran spinta al mix e poi possono essere rinforzati con qualcosa di sinergico che fa diventare il costrutto molto interessante. Allora, savoiardo, la nostra frutta candita, abbiamo macinato tutto e ottenuto il nostro chilo di pastoncino fruttato, molto buono, saporito, già dolce perché ci sono gli zuccheri della frutta candita. Come lo utilizziamo? Con un chilo di questo pastoncino creiamo dai 2 ai 3 kg di mix finito, perché lo andremo a inserire in una quantità che può essere il 50% del mix finito o il 30% del mix finito. Quindi si va da un rapporto 1 a 2, 1 a 3 come realizzazione. E per il resto cosa metto? Ah, per il resto seguite le indicazioni del Light Beer Food che trovate sul blog del mio sito. Voi andate sul sito www.sergiotomasella.it, tutto attaccato, vi reindirizza al Debate Guru ovviamente. Nella barra menu c'è il tasto ricerca veloce e ricercate Light Beer Food e vi appaiono tutti gli articoli del blog che parlano di questo simpatico mix. Così avrete anche altre ricette super fiche da rollare e imparerete a fare un light beer food. Bene, diciamo che abbiamo fatto un light beer food al 50% con questo bel pastoncino fruttato. Con cosa lo rulliamo? Allora, se vogliamo un'opzione tutta self, potremmo utilizzare il fermentato di banana, o meglio definibile aceto di banana, che abbiamo imparato a fare nell'articolo del blog dedicato, e ve lo cercate sempre sulla barra di ricerca, fate banana e vengono fuori anche un paio di ricette di boili alla banana strepitose. E quindi qui il nostro mix, le uova, almeno 6 uova, perché essendoci tutta questa struttura beer food, se scendo sotto le 6 uova le esche diventano molto solubili, cosa che potrebbe essere interessante per qualcuno, però va concepita apposta. Quindi il nostro fermentato di banana in dosi in genere di 20-30 ml almeno, ok? Poi un altro additivo che ci sta da Dio è il Concept Liquor fermentativo, quindi del mais, che rinforza il segnale fermentativo, che è ciò che attrae della frutta, ok? La carpa non è attratta dalla banana in quanto banana, ma dalle sostanze chimiche che la banana contiene, che vengono implementate, amplificate dal processo di fermentazione, che aggiunge anche acido acetico fortemente attrattivo. E questo è un percorso. Ci metto l'aroma? Se voglio sì. Voglio una super banana su questo mix alla frutta? Benissimo. Allora ci metto mezza dose dell'aroma banana di mia scelta. Oppure altre scelte perseguibili senza fare da soli. Le uniche sostanze fruttate che potete inserire di forma liquida sono i concentrati farmaceutici o le composte di frutta. Per quello vi dicevo mirtillo americano, perché mirtillo rosso americano si trovano dei concentrati a uso umano molto potenti, così come del mirtillo nero, che è un attrattore strepitoso, si trova un concentrato farmaceutico di Abuca, che è un'azienda farmaceutica, che messo al 20-30 ml per chilo vi dà una bomba di gusto. Ma al supermercato trovate anche le composte concentrate di mirtilli, che sono veramente molto dense, 100% frutta, e anche quelle le potete inserire dal 20 a 50 ml per chilo di mix. Rinforzo sull'ananas, quindi l'aroma ideale è un aroma ai frutti di bosco, oppure un aroma ananas di profonda efficacia, messo sempre a dose media e rinforzato con 2 gocce di acido butirrico, che vanno a colmare un gap e creare una spinta acido organica
molto forte. Per il resto sempre dai 30 ai 50 ml di CSL e almeno 6 uova. E abbiamo fatto la nostra pallina Superfruit.